Bene, abbiamo visto fin qui una grande varietà di calcedoni e di agate, nonostante la maggior parte dei calcedoni usati in gioielleria sono calcedoni senza bande e di colori attrattivi e vivaci. I calcedoni colorati, che sono un gruppo di calcedoni senza inclusioni. Vedremo questi calcedoni in questo capitolo. Abbiamo qui ridisegnato lo schema dei calcedoni aggiungendo alcuni gruppi che avevamo lasciato per il finale. Quindi abbiamo le concrezioni di calcedonio che portano a una serie di agate bandate o con inclusioni e i calcedoni senza inclusioni che possiamo ricondurre ai calcedoni colorati e agate bacon e agate lace. Le agate lace le abbiamo viste e sono il risultato di un processo leggermente particolare. Le agate bacon le vedremo nel prossimo capitolo. Ecco, i calcedoni colorati, quelli che vengono maggiormente usati in gemmologia da millenni, o probabilmente la prima gemma della storia dell'umanità, sono dei calcedoni ricercati per essere traslucidi, per essere ben colorati. E per non avere né bande né altri tipi di inclusioni, quindi la gemma perfetta, diciamo. Perché questi calcedoni non hanno inclusioni? Vediamo un po'. Abbiamo visto che l'opale amorfa delle diatomee e dei radolari si può trasformare in diaspro, quindi abbiamo un passaggio da uno stato amorfo poco cristallino a uno stato leggermente più cristallino di una fase della silice, che è un polimero, abbiamo visto, e che è comunque poco cristallina. Abbiamo anche visto che il diaspro e il calcedonio possono coesistere, sono molto simili fra loro nei diaspri agate. Il diaspro può cominciare a formarsi all'interno del calcedonio, sgocciolando una specie di muschio che sul fondo crea uno strato di diaspro o comunque di silice opaca. Passaggio fra diaspro e calcedonio e calcedonio diaspro è comune in molti materiali. Quindi non dovrebbe essere strano immaginare che l'opale possa in qualche maniera trasformarsi in calcedonio. Quindi non opale in diaspro, ma opale in calcedonio. Abbiamo visto che le differenze fra la formazione del calcedonio e quella del diaspro sono basicamente delle differenze di pH della soluzione del contesto. Quindi potrebbe essere in un contesto chimico-geochimico diverso, l'opale diventa calcedonio. Vediamo di cercare di verificare questa ipotesi di lavoro. Allora, il calcedonio verde, come sappiamo, è il crisoprasio, è un materiale che contiene nickel ed è associato in genere a rocce ofiolitiche, rocce basiche che hanno nickel in circolazione, che vengono alterate, fratturate, la silice che circola riempie delle vene. Tipicamente il crisoprasio si trova in vene di questo tipo, più o meno strette o larghe, convolute, ma non ha strutture interne, non ci sono muschi, non ci sono plume, non ci sono bandi in nessun momento. Quindi vediamo che forse in qualche maniera la presenza del nickel mi crea una situazione particolare, però questo calcedonio non ha niente a che vedere col Fairs Chalcedony Layer e col calcedonio botulidale che abbiamo visto nei precedenti capitoli. Beh, esiste un materiale che si chiama crisopale. Sarebbe un materiale molto simile al crisoprasio, però di consistenza leggermente più fragile e più delicato alla fratturazione ed è opale. Quindi anche questo si forma in vene, anche questo contiene nickel, anche questo si forma nelle stesse rocce, però invece di essere calcedonio è opale. Curiosa coincidenza, potrebbe essere questo il precursore del crisoprasio? Andiamo avanti. Uno dei calcedoni colorati più pregiati è sicuramente la gemsilica, il calcedonio blu. La gemsilica è un calcedonio che contiene rame o frammenti di crisocolla. In genere si trova in giacimenti di rame, in genere si trova in vene o piccole geodine e il più delle volte diciamo che si cristallizza per
proprio al di sopra della crisocolla. Questo materiale è molto apprezzato sia dagli entomologi che dai collezionisti ed è sicuramente il calzone più caro che esiste. Ha strutture botroidali e o riempimento di vene, esattamente come il crisoprasio. Anche qui esiste un opale blu che potrebbe essere il precursore, che è quella cosiddetta opale andina, si trova in Perù, credo che esista in altri giacimenti, però questa è quella più disponibile in commercio e in genere può succedere, associato allo stesso giacimento c'è della gem silica, però quella che si trova maggiormente come grezzo da taglio è opale. Le strutture interne non esistono, non ci sono bande, non ci sono muschi. Il calcedonio classico, quello più diffuso, quello più usato in gioielleria perché è più comune, è il calcedonio azzurro. In realtà, più che azzurro è celeste il più delle volte, anche se si cerca evidentemente quello più intensamente colorato, ma è piuttosto raro, cioè il colore scuro è piuttosto raro. Il giacimento classico per questo tipo di calcedonio è il giacimento in Turchia che produce calcedonio globulare da nodulare, scusate, da decade. Il colore sembra molto scuro in genere quando il nodulo è chiuso, in realtà una volta tagliato più o meno in genere il colore è questo. Anche questo tipo di colore, questo colore ha un suo precursore nella opale delle montagne Hawaii che si forma all'interno di Tandereg, quindi anche qui una struttura più o meno nodulare, però questo si può trovare anche in vene, è una zona ricca in opali e il colore vediamo che assomiglia alquanto al colore del calcedonio classico. Uno dei colori più apprezzati, nel calcedonio sicuramente il più raro, cioè uno dei più rari, diciamo, di quelli usati per bigiotteria, è il viola. Il viola si trova in numerosi giacimenti, in genere non di grandi dimensioni. Questo che vi faccio vedere viene da Sumatra, è uno degli ultimi arrivati sul mercato, si trova in vene, che possono essere anche abbastanza scure. Il calcedonio è traslucido, anche qui non ci sono inclusioni, non ci sono muschi, non ci sono bande. Esiste, famosa, una purple opal, cioè un'opale viola, si trova in noduletti, viene dal Messico, viene chiamata anche morado opal per il termine spagnolo di viola, e potrebbe questo essere il precursore del calcedonio viola. Il rosa è decisamente un colore raro per il calcedonio, soprattutto di buon rosa. Questo è un deposito di limcast, cioè di calchi di rami di alberi, viene da Texas Spring in Nevada e forma appunto questa sostituzione di rametti di un calcedonio di un colore rosa non troppo commerciale. Però è interessante per essere una cosa rara. Anche qui non ci sono né inclusioni né bande. E da alcuni anni in commercio si trova abbondante l'opale rosa del Perù. Anche questa è un materiale più o meno massivo, non ha inclusioni, non ha bande. Potrebbe essere il precursore. Il bianco, senza dubbio, il più comune, esiste sia come calcedonio. Questa per esempio è la Snake Skin Agate, che è un'agata in noduletti dell'Oregon, di un colore bianco traslucido, e questo è l'opale bianco, molto usato in gioielleria per produrre delle pietre in colori, e si chiama Cacciolong, il nome usato così in gergo per definire questo opale, si trova anche questa in noduli, questo viene dal Kazakistan. Un ritrovamento abbastanza recente e questa superficie a pelle di serpente ricorda un pattern tipico della fratturazione dell'opale. Quindi, riassumendo, abbiamo che tutti i calcedoni colorati senza bande e senza inclusioni che abbiamo analizzato e che si usano in gemmologia
hanno un corrispondente con le stesse strutture, lo stesso aspetto, però costituito da opale. Cioè, sbagliato, qui sarebbero gli opali a sinistra e i calcedoni a destra, opali e calcedoni. Quindi possiamo ipotizzare che tutti questi prodotti opalini colorati, queste opali CT, che si forma per precipitazione diretta in presenza di ioni cromofori che gli danno colore. Cioè, questo pale potrebbe, per diagenesi e per, diciamo, ricristallizzazione, potrebbe trasformarsi in calcedonio, che è un minerale, come abbiamo visto, sempre della silice microcristallina, con meno acqua, con una struttura più cristallina. Quindi diciamo che l'instabilità dell'opale verrebbe a riorganizzarsi producendo un calcedonio. Quindi, mentre l'opale e il diaspro non hanno mai inclusioni, sappiamo che il calcedonio primario, quello globulare, quello del First Calcedonian Layer, delle agate, ha sempre qualche inclusione, sempre qualche tipo di muschio, qualche cosa al suo interno. Quindi il fatto che tutti questi materiali ne siano totalmente privi è un chiaro indizio che probabilmente l'origine è piuttosto diversa. Quindi potremmo fare uno schema di questo tipo. Abbiamo visto che l'opale, diciamo, si trasforma in diaspora, nei diaspori oceanici, nelle selci, nei tronchi fossili. Secondo questa reazione l'opale amorfa si trasforma in opale CT, cioè un opale un po' più cristallina, la quale si trasforma in diaspora e rilascia acqua. E potremmo ipotizzare un altro processo in cui l'opale CT, in questo caso non è opale amorfa perché è opale di precipitazione chimica, si trasforma in calcedonio anche qui con rilascio di acqua. Questo sarebbe il processo all'origine dei calcedoni colorati e vedremo anche delle agate Bacon. Quindi abbiamo un'instabilità dell'opale in quanto amorfa, che mi porta da un lato alla formazione di diaspora e dall'altro alla formazione di calcedoni. Abbiamo visto che un importante gruppo di diaspori, diaspori vulcanici, si forma da alterazione dei vetri vulcanici e l'opale, essendo amorfo, tecnicamente è un vetro. Quindi sia il vetro vulcanico sia il vetro opale, cioè l'opale amorfa, sono materiali instabili da un punto di vista geologico in tempi lunghi. Quindi fra le fasi della silice, diciamo che c'è una tendenza a riorganizzare internamente la struttura della silice microcristallina e quindi a trasformare l'opale in due fasi più stabili della silice microcristallina. Questa è un'ipotesi di lavoro, però la quantità di materiali, diciamo, a riprova di questo processo credo che siano abbastanza. Quindi, mi sembra che ci siano abbastanza elementi per provare questo processo.